Vi faccio vedere adesso la pasta alla chitarra col sugo di papera. Gli ingredienti sono cipolla, polpa di pomodoro, pezzi di papera. Poi per la pasta usiamo un grano che è un grano biologico che è stato lavato, asciugato al sole, poi macinato in un mulino a pietra. E c'è la crusca, c'è la semola, c'è tutto, che è una pasta che regge bene. Poi ci mettiamo le uova, il sale e un po' d'acqua. Mettiamo l'olio, poi mettiamo la cipolla. Facciamo soffriggere. Poi mettiamo i pezzi di papera. Facciamo cuocere un pochino, un po' di sale. Facciamo soffriggere. Quando soffritto bene mettiamo la polpa di pomodoro. Prepariamo la pasta. Mettiamo la farina, lo passiamo al setaccio. Vediamo che c'è tanta crusca perché il grano è tutto intero, non è stato passato per niente, è tutto intero. Rimane pure la semola e questo fa reggere bene. Si fa la croce come tradizione antica sulla farina. Mettiamo le uova prima, no? Mettiamo un po' di sale, un po' di acqua. Una volta non si metteva tante uova perché non si poteva sprecare, si doveva vendere le uova prima perché non c'era niente. Andiamo a impastare. Mettiamo un'altra goccina di acqua. Come vediamo la pasta è un po' scura perché c'è anche un po' di crusca, diciamo, quello che rimane in mezzo. Ecco qua, facciamo riposare un po', che la pasta deve riposare un po', non si può fare subito. Stiamo facendo la sfoglia, che poi passeremo alla chitarra. La sfoglia è pronta, adesso la possiamo far tagliare. Passiamo alla chitarra. Come vedete, la pasta alla chitarra è finita, lo mettiamo a bollire. Adesso vediamo a che punto si trova la carne, se è soffritta bene, per metterci la polpa di pomodoro, perché si è ritirata abbastanza. Mettiamo la polpa di pomodoro. Mettiamo il sale. Per insaporire il sugo abbiamo messo un po' di basilico, così gli dà un po' di profumo in più. Adesso che il sugo è pronto, è cotto, possiamo mettere la pasta, mettiamo il sale,
Mettiamo la pasta. Tiriamo. Vediamo che si cuoce. Copriamo un po'. Aspettiamo che si... La pasta è pronta. Adesso spegniamo. Mettiamo un po' d'acqua fredda per raffreddare un po'. C'è la pasta. Fondiamo la pasta con il sugo di papera. Mettiamo pure i pezzi di papera. Ecco. Adesso se qualcuno preferisce può mettere anche un po' di pecorino. Chi ce l'aveva allora metteva il pecorino. Il piatto è pronto.